tutti a una nuova puntata delle mattonate qui da Londoner. Un saluto dal Biga, Freddo e Davide. Siamo qui per l'attesissimo Power Ranking di NBA Week. Partiamo subito a bomba con la Easter Conference. Ma prima di questo vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di mettere la campanellina del cazzo, perché se no non vedete i nostri video. Seguite Instagram, Facebook, insomma stateci alle calcagna come gli sbirri. Parte Torelli in questa carrellata dalla 15 alla 1. Vai. Allora, noi numero 15 est abbiamo messo Charlotte Hornets. C'è poco da dire su di Charlotte Hornets. C'è Terry Rozier che è arrivato da Boston, che potrebbe essere il franchise player. Il resto sinceramente esatto, è veramente poca roba, quindi sono gli ultimi secondo noi e fanno veramente cagare. Posizione numero 14, i miei amatissimi Cleveland Cavaliers. Unico motivo per vederli, Matthew Della Vedova, il giocatore per cui sapete che io non dormo la notte. C'è Sadie Osman, c'è Kevin Love, che non so se è ancora un giocatore, ma forse speriamo. C'è Kevin Love e poi c'è la coppia, a me piace, Garland, che è il rookie, e poi c'è il playmaker. Sexton! Bravo! Colin Sexton. Insomma, un sacco di giocatori di merda che però forse potrebbero stare insieme. Vediamo. E poi ci sono i fortissimi Washington Wizards alla posizione numero 13, guidati, come succede da diversi anni, da John Wall, Bradley Beal, una delle migliori backcourt della Lega. Ah no, però John Wall no, cioè, è fermo tipo da due anni. Non si è capito neanche come, il famoso strappo. Sì, il famoso tendine d'Achille rotto in casa. E Bradley Beal che probabilmente verrà venduto. Poi c'è quello schifo, quella nettezza umana di Hashimura. No, questo non te lo permetto. Quel finto giapponese, e quindi niente. Cioè, hai Isaiah Thomas che non giocherà. Andiamo oltre. Ci sono i New York Knicks. Secondo me potevano anche stare più su, perché è vero che i New York Knicks sono la grande sconfitta della lotteria al draft, la grande sconfitta del mercato estivo. Però in realtà secondo me ci sono dei giocatori interessanti. Sicuramente è interessante vedere Mitchell Robinson nel secondo anno. Anche RJ Barrett. Sicuramente è interessante RJ Barrett, che probabilmente potrebbe essere anche il rookie dell'anno nel caso Zion si rivelasse un bust. Sicuramente uno dei più pronti. Poi c'è Julius Randle, che statisticamente le sue cosine le fa. C'è uno dei miei preferiti in assoluto per la sua inutilità, tra l'altro, che è Franny Lichina. Non lo so, secondo me i Knicks ce l'hanno la possibilità anche di poter stupire. Noi l'abbiamo messi alla 12, se non erro, però chissà. Posizione numero 11, Chicago Bulls. Perché sì, perché sono ritornati gli assenti, il quintetto di partenza è buono, c'è il rookie che a me piace un sacco, Kobe White, cestone afro, prende un sacco bene, ma l'unico motivo per seguire i Bulls è uno, è Cristiano Felicio, e lo sapete tutti. Ovviamente c'ho amici di Dunkest e Lauri Markkanen. Vabbè, la Laura poi sempre... c'è Chris Dunn. C'è Satoranski, reduce da un buon mondiale. A mio avviso potevano stare molto più in su questi Bulls. A ridosso dei playoff. Io Lavine l'ho preso a Dunkest. E Lavine. Questa è una buona scelta. Abbiamo fatto una cazzata a mettere l'11esimo, io lo dico. Stiamo a vedere che cosa succede. E alla posizione numero 10, e qua ci sono dei forti dubbi anche in questa posizione, gli Atlanta Hawks di Trae Young, dell'aviatore Joe Collins e di quel vecchio reduce del Vietnam chiamato Vince Carter. È una squadra sicuramente molto interessante, una delle migliori in prospettiva insieme a New Orleans Pelicans ad Ovest. Tanto curiosi di vedere come giocherà quest'anno e quanto forte potrà diventare Trae Young. E vediamo se subirà il rookie wall e vediamo poi chi diventa più forte tra lui e Doncic. Tanto brutto quanto forte. Poi la 9 noi abbiamo messo i Miami Heat. Mi tocca parlare a me di Miami Heat. Miami Heat sono principalmente, secondo me, Jimmy Butler. Bisogna vedere quanto Jimmy Butler può essere il giocatore che trascina la franchigia playoff, quello che loro sperano. Non io ho dei seri dubbi, dal top ranking nostro sono noni,
Boh, chi c'è nei Miami Heat? C'è Adebayo, c'è Dragic, c'è ancora Waiters. Dragic. Waiters. Vabbè, Waiters, ragazzi. Boh, vabbè, mettiamo che c'è pure lui. Non lo so, secondo me è una squadra bruttissima da vedere. Sì. Se non per capire quanto Butler da solo possa provare a spostare. E in realtà, secondo me... Attenzione al rookie, però. Attenzione al rookie. Tyler Herro. Come attenzione a Herro, Herro. Avrà attenzione. Probabilmente la possibilità di farsi vedere, di provarsi, perché secondo me il roster non è che sia così incredibile. Boh, a est in realtà tutto può succedere, perché comunque il livello è piuttosto basso, quindi chissà. Si arriva nelle prime 8 posizioni, quindi posizioni da playoff secondo noi delle mattonate, e si va a casa mia, Motor City, Detroit Pistons, che sono sempre la stessa squadra, se non per, cioè, un Derrick Rose in più, che male non può fare. C'è Drummond, che continua a piacermi tantissimo per la sporcizia, per il lavoro che fa, e c'è Griffin, che buttateli merda quanto vi pare, però per me è sempre un grandissimo giocatore. Li guardo volentieri perché squadra probabilmente poco interessante, ma che secondo me ai playoff ce la farà anche quest'anno, naturalmente fuori al primo turno. Vediamo che fa Rose, nel senso, se replica la stagione incredibile dell'anno scorso è un valore aggiunto, anche se è vecchio. Ma sì. Passiamo alla numero 7, gli Orlando Magic. Orlando Magic, squadra che io non avrei messo alla settima posizione, anzi probabilmente io l'avrei messi anche fuori dai playoff, però c'è il nostro caro amico Bamba, vabbè. Poi c'è Fournier, che ha fatto un ottimo mondiale, e poi io sono veramente tanto curioso di vedere quanto giocherà e come giocherà quest'anno il buono e vecchio Markel Fultz. Però c'è anche Nick Vucevic, c'è Vucevic, è reduce dalla sua prima e probabilmente unica stagione da All-Star, però secondo me c'è MVP il prossimo anno. Attenzione, la chiama subito alla comunque sera. Attenzione a Fultz, ragazzi, attenzione a Fultz, perché cioè se Fultz cappella anche questa stagione qua, cioè ciao Fultz, ci si vede all'inverno, lo invitiamo la prossima stagione, esatto. Qui alle Matavia. Io sinceramente non credo che in quel corpo non ci sia più del talento, però vedremo. Va. Passiamo oltre. Siamo giunti alla sesta posizione, abbiamo messo alla sesta posizione i campioni in carica dei Toronto Raptors, incredibile, sono probabilmente i campioni in carica con minor appeal di sempre nell'anno del potenziale back to back che non avverrà. I Raptors in realtà sono adesso ancora di più la squadra di Kyle Lowry, perché Kawhi Leonard se n'è andato. Per questo secondo me è interessante capire quello che può essere l'impatto di due giocatori, cioè Anobi e Powell, se mai potranno riuscire a prendere il posto di quello che è stato Leonard. Col cazzo. Tanti dubbi su Gasol, che è sempre più vecchio. E mai scordarsi di Van Vliet. Perché... mai scordarsi di Van Vliet. E poi attenzione però a Pascal Siakam, che era il giocatore più migliorato dell'anno scorso. In questo momento è potenzialmente la star della squadra. Boh, però una squadra che chiaramente non ha un barlume di speranza nel potersi ripetere l'incredibile vittoria. E quindi il numero 5, vai Biga. Ah, siamo nella città, nella grande mela, e io mi emoziono perché Brooklyn Nets, che adoravo l'anno scorso e che continuo ad amare quest'anno. Con Kevin Durant puntano al già. No, forse l'anno prossimo. C'è Kyrie Irving al posto di D'Angelo Russell, il resto si cambia molto poco, se non altro i giocatori come Joe Harris, come Jarrett Allen e l'immortale, redivivo Spencer Dinwiddie e Caris LeVert sono se non altro migliorati, si sono persi qualche pezzo della panchina, però Kyrie se non fa la testa di cazzo come a Boston potrebbe portare un'idea di squadra con un roster e anche una società che mi sembrano molto solidi, l'hanno fatto vedere sul mercato e quindi stanno accendendo il fuoco per la stagione 2021. Stiamo attenti perché comunque i Nets potranno essere forse pericolosi. Posizione numero 4, Indiana Pacers, squadra veramente con tante aspettative visto che ci sarà il ritorno di Victor Oladipo, most improved player di due stagioni fa. L'anno scorso è stato fermo tutto l'anno causa brutto infortunio, però questo qui sarà l'anno del suo rientro. Una squadra già competitiva che però è uscita al primo turno dei playoff l'anno scorso. Vabbè, senza Oladipo. C'è Brogdon in arrivo dai Bucks, c'è Sabonis, c'è Miles Turner. Chiamato il solido.
il solito, poi c'è insomma Turner, e poi c'è il rookie, secondo me interessante, il georgiano Bitadze, o come si dice. I Pacers così alti, che è stato soffiato agli Spurs, ci stanno. Chi non è stato soffiato agli Spurs? Se posso, tua madre. Dire, se posso dire una cosa, sono usciti però Thaddeus Young e soprattutto l'altro Bogdanovic, è vero, che se n'è andato a Utah, ne parleremo nella prossima puntata. Dobbiamo vedere quello che è effettivamente l'impatto di Oladipo, secondo me, per capire il vero valore dei, sì, Pacers. Però potrebbero essere una squadra sorpresa. Siamo arrivati al podio finalmente dalla Eastern Conference. Clamore. Le prime tre posizioni le diamo e non le diamo? Considerazioni perché? Ma sì che le diamo. Perché prime, ciascuna. La terza la diamo, dai. Con vabbè, la terza sono i Boston Celtics. Perché hanno cambiato, ma non abbastanza. Hanno perso Al Horford, che è un pezzo secondo me fondamentale, gli scorsi playoff ce l'hanno dimostrato, e hanno preso il dissidente politico, e questo è molto importante. Hanno preso Taco Fall, idolo delle folle, che probabilmente giocherà 2 minuti a partita, ma ci bastano, sì, e soprattutto è arrivato Kemba Walker al posto di Kyrie Irving. Vediamo Brad Stevens se riuscirà a tirare fuori veramente una squadra al terzo posto da questi Celtics, pieni di talento ma pieni di conferme da confermare. Scusate se ho formulato, bel gioco di parole, Big. Formulato di merda il discorso, ma perché c'è Hayward che deve tornare all'infortunio, perché ancora non è tornato. C'è Jason Tatum che si è fatto male in nazionale, quindi dobbiamo ancora vederlo ai suoi livelli di Utah. E c'è Jaylen Brown, rookie di Boston, Jason Tatum. Avevo ancora il mio livelli sperati, diciamo, Gordon Hayward in testa. E poi c'è anche Jaylen Brown, da vedere se si conferma, anche perché questo è il suo ultimo anno di contratto. A voi. Il roster è sfoltito rispetto a quanto era lungo e ampio lo scorso anno. C'è una roia campo di incorso. Ma non c'è problema, noi andiamo avanti, che un ci picchia. Io no? Punto su Undertaker. Io sempre stavo con Ultimate Warrior. Comunque, a prescindere da questo, Tatum e Brown sono nel momento decisivo delle loro carriere, quindi devono svoltare. Hayward o torna o è un giocatore finito. Secondo me al roster sfortito Brad Stevens avrà dei vantaggi, e poi Kemba è un fit migliore di Harry, sì, per, sì, questa lo dicevamo squadra, anche con Andrea Rock e Bevacqua. Ciao. Esatto. Ora, per concludere il discorso, concludo io dicendo che Brad Stevens di solito ha sempre pisciato meglio con il cazzo corto. E alla posizione numero 2, i Milwaukee Bucks di Giannis Adetokounmpo. Bella, questa pronuncia mi piace. Allora, perché non li mettiamo primi come l'anno scorso? Perché non c'è Brogdon, ragazzi, l'hanno perso. Secondo me avrà un gran valore. È una perdita importante. Ma perché? Soprattutto perché Philadelphia, secondo noi, si è rinforzata tantissimo. Quintetto estremamente alto, il più basso in quintetto è 1,98, quindi praticamente tutti sopra i 2 metri. Il playmaker alto 2,08 è Ben Simmons, che si vocifera abbia cominciato a mettere anche delle triple. Probabilmente, noi siamo dei grandi indovini, avrà già messo almeno una tripla in pre-season. Noi ovviamente questo video l'abbiamo registrato mesi e mesi però fa. Però abbiamo i nostri informer, gli allenamenti, sì, insomma, sappiamo. La palla di Cristina. Comunque stavamo parlando di Milwaukee, e di Milwaukee c'è da dire che Giannis arriva gasatissimo dal premio di MVP, e un Mike Budenholzer che arriva altrettanto gasato, perché il coach of the year è sempre lui e rimane, secondo me, top 3 degli allenatori in questo momento nella Lega. Ha un roster interessante, è vero che la perdita di Brogdon si sentirà. C'è anche Robin Lopez. Hanno messo insieme quelle due macchiette dei fratelli Lopez. E pure l'altro fratello. La doppia coppia di fratelli, sì, forse la prima di sempre, non ho la più pallida idea, però c'è i due Adetokounmpo e i due Lopez. Secondo me è una mossa di marketing. No, che c'era basta. Tutte al completo le sorelle Kardashian ai Lakers. Ok, vabbè. Spogliatoio. Sì, sì. Comunque, prima o dopo la partita? Prima e dopo. Comunque, cazzate a parte, stiamo sui Bucks, che secondo me sono interessantissimi, anche se arriveranno secondi. Chris Middleton, attendiamo la riconferma, dopo il primo anno da All-Star c'è da aspettarselo, e secondo me ci sta. Ha preso anche dei bei soldoni. Sì, e ci stanno tutti per un giocatore del genere. C'è sempre in cabina di regia Eric Bledsoe,
però c'è anche Wesley Matthews che secondo me può portare delle cose importanti. La Bamba in spogliatoio sicuramente. Quella, oltre a quella. E poi c'è Ashton Kutcher, che male non fa, anche se con una gamba, anche se sta con una gamba in piedi, però male non fa perché Kyle Korver, insomma, io lo metterei in tutte le mie squadre. Comunque, i Bucks sono secondo me, a mio parere, attrezzatissimi per poter fare il primo posto anche quest'anno e fare di più la voce grossa. L'abbiamo messa al secondo. Ma io ti dico la mia, porca puttana. Oh, mannaggia il clero, eh? Perché secondo me Philadelphia, per poi andare a parlare magari di Philadelphia, non è così forte come ci aspettiamo. Perché c'hanno JJ Redick non è stato sostituito da una roba tipo Richardson, non so chi cazzo sia, perché Ben Simmons per me è un giocatorino. No, dipende da lui, dipende da lui. Allora, Al Horford thumbs up, perché non gli si può dire niente. È una squadra spaziale. Perché non gli si può dire niente? Ok, c'è Tobias Harris che in regular season i suoi punti li mette, ma in playoff sì. Smerda le mutande. E Embiid è da vedere come arriva a livello fisico. Allora, se gioca i back to back o no, è da vedere. Secondo me lo possono gestire. Questo è un essere strabiliante, potentissimo. Detto questo, probabilmente poi il centro più forte attualmente della Lega. Io vi lascio anche la parola adesso. Per me Embiid va per l'MVP. Qui lo dico. Io dico Embiid difensore dell'anno. Comunque ho parlato anche troppo, parola a voi. Ma secondo me Philadelphia è una squadra contro la quale è difficile attaccare, sì, e che contemporaneamente è molto difficile da difendere se Simmons ha fatto quelle migliorie che tutti ci si aspetta. Sono a prescindere, esatto, e comunque a prescindere dal fattore tiro di Simmons c'è anche quel problemino di giocare lontano dalla palla, sì, esatto, e utilizzare al meglio le spaziature. Ma che comunque tutto si riconnette al tiro. Esatto, quindi bisogna vedere se lui ha fatto un bel lavoro su se, sì, stesso, come tutti ci auguriamo. Boh, secondo me Philadelphia è la miglior squadra est, anche se la panchina è un pochino poverella. Chiudo un attimino, l'unica chance che hanno i Bucks per poter arrivare in finale è che Giannis salga un altro scalino rispetto al livello già stratosferico che aveva raggiunto l'anno scorso, che è super possibile. E la cosa spaventosa è che potrebbe anche farlo. No, ne potrebbe salire ancora 5 o 6. Io non ci credo. Non lo so, nel senso, questo può diventare uno dei giocatori più incredibili della storia della pallacanestro. Hai detto bene. Per cui, boh. Però, nel senso, al momento, secondo me, il quintetto di Philadelphia, o perlomeno i quattro principali di Philadelphia che abbiamo citato, sono probabilmente i meglio amalgamabili della Lega, i più difficili da attaccare e da difendere. Poi vediamo. Freddo, vuoi avere l'onore di chiudere questo power ranking della Eastern? Sì, dando appuntamento alla prossima puntata in cui parleremo del power ranking della Western Conference. E abbiamo già paura perché sarà un macello, una carneficina. Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle, fateci sapere cosa ne pensate voi della nostra, del nostro power ranking, al solito a cazzo di cane, e nei commenti, niente, seguiteci su Instagram, iscrivetevi, la campanellina, insomma un sacco di cose che già sapete, ma che se non avete fatto, c'avete la mamma maiala. Esatto. E niente, un saluto al Biga. Pace interiore. Namaste.